Allora, raga, ho ripreso e devo dire che ho ripreso alla grande, perché è sempre dura ricominciare, un po' come tutti gli inizi, che ne so, ricominciare ad andare a scuola, ricominciare a lavorare. E vabbè, qua diciamo che più che altro è un piacere andare in palestra. E quindi ho ricominciato, ho fatto cardio, quindi ho fatto molto tapis roulant, perché il mio obiettivo per ora è subito cercare di smaltire questi 2 o 3 chiletti, diciamo, che ho ripreso, in vista anche, ve l'ho detto, del vestito per il battesimo, che nella parte superiore del corpo è piuttosto strettino. Comunque, ho ripreso e stamattina, prima di scendere, ragazza, non ho fatto nulla se non il mio letto, però ho preferito così perché di solito facevo al contrario, che mi spicciavo tutta casa, poi andavo in palestra, però ci andavo molto tardi, che vi posso dire alle 12:30, e quindi magari dopo un'ora me ne scappavo. Invece ora, se mi riesce, voglio fare un po' al contrario, quindi andare in palestra, farmi almeno un'oretta e mezza, e poi a casa ritorno, appunto, farmi quello che devo fare. Quindi ora faccio la cucina, faccio il bagno, cerco di ora di mangiare meglio, di evitare ogni giorno pane e pasta, magari la pasta mangiarla una volta a settimana, di mangiare altre cose al posto del pane. E niente, ragazze, vediamo, appunto, perché ho proprio necessità di smaltire, vi ripeto, questi 2 o 3 chiletti. C'è Maya che sta facendo un po' la pazza, vero amore? Aggiorniamo il calendario. Nel frattempo la mia nipotina oggi ha fatto il richiamo del vaccino, e purtroppo, ragazze, vi devo dire che non ci vado neanche oggi. Intanto devo bere perché ho la tosse. Quindi vi stavo dicendo che neanche oggi andrò dalla bambina, perché io ho ancora un po' di residuo di raffreddore. Tra l'altro, hanno raccomandato a mia figlia di farsi i vaccini un po' tutte le persone che stanno accanto alla bambina, quindi i genitori già loro l'hanno fatto, noi nonni lo faremo pure per evitare, perché la bambina, insomma, è piccola e non si può permettere di beccarsi un'influenza. E quindi vediamo, io non so se per il momento lo posso fare, visto che ho già un'influenza in corso. Vediamo. Comunque, ragazze, vi ripeto, è stato bello ricominciare, ho ritrovato un po' di amici, un poco ancora non li ho incontrati perché non c'erano. Comunque l'atmosfera in palestra è sempre cordiale, sempre piacevole. Ragazze, devo dire che neanche oggi riesco a farmi tutta la casa, cioè tutta la casa significa passare lo straccio in tutta la casa. Nel frattempo, guardate, guardate, ragazze, che mare che c'è. Allora, vi stavo dicendo che neanche oggi riesco a farmi tutta la casa, perché considerate che sono le 13 passate e io ancora sto con le pezze in mano e ora sto facendo il bagno. E quindi, diciamo, le alternative sono: potrei fare qualcosa nel pomeriggio. Però capite anche che poi nel pomeriggio sarò stanca, insomma, perché stamattina, appunto, sono stata in palestra, ho ripreso. Nel frattempo, 4 cosine a casa me le sto facendo pure, ho c'ho un sacco di roba da rientrare, che si è asciugata, da piegare, qualche cosa ancora è da stirare. Quindi considerate che sarò stanca. Niente, però c'è il discorso che il fatto che io non posso andare da Alice, da Alessia,
Diciamo che mi consente di avere molto più tempo, perché di solito io tralascio molte cose perché ho la premura di andare a vedere Alice e quindi magari molte cose alcune volte le salto, che ne so, le faccio con premura. Però vi ripeto, oggi non ci potrò andare, penso neanche domani, perché ormai abbiamo deciso tutti in famiglia, quindi noi nonni, gli altri nonni, di appunto prima farci il vaccino, quello antinfluenzale, e poi appunto riprendere a vedere la bambina. Nel pomeriggio, a parte diciamo farmi le pulizie, adesso vediamo se mio marito è d'accordo. Scusate intanto io, se mio marito è d'accordo, dicevo, vorrei tornare al Conca d'Oro. Voi direte, Marianna, ma sei fissata col Conca d'Oro? No, ieri mi ero scesa un oggettino d'oro, una collana d'oro che io diciamo non metto quasi mai. E vorrei fare un cambio, appunto, un cambio di oro. Prendermi qualche altra cosa, ma non so se ve l'ho detto ieri, appunto, quando sono andata al Conca d'Oro, mi ero sceso questo oggettino, questa collanina. Però, siccome non c'era nessuno delle impiegate che io conosco con cui ho un bel rapporto di confidenza, c'era una persona estranea e quindi ho preferito non fare appunto questa cosa. Però dico, oggi pomeriggio potrebbe essere una buona idea. Appunto, poter fare eventualmente questo cambio. Vediamo che cosa dice lo chef. Perché hai questa faccia colpevole? No, Perché hai questa faccia colpevole? questa la sto facendo, la devo congelare. Ah, ecco. Ma quello che sto facendo è un tirocino, lo faccio sempre per migliorare, in modo che un giorno. Sai fare. No, no, la fai già abbastanza buona. Ragazze, invece guardate io come sono brava. Riso basmati in bianco. Allora, in realtà questi sono 80 grammi. Se vi sembrano di più è perché io lo faccio cuocere molto in modo che appunto aumenti un po' il volume, perché anche l'occhio, diciamo, un po' come dire, consola la vista, già mi sembra molto e quindi mi consola un poco. Comunque, questo è il riso basmati in bianco con un goccino d'olio e un pochino di formaggio. Nel frattempo arriva lo chef, quello scellerato dello chef. Guardate che si fa ogni giorno, tutti i La giorni. sto facendo a Tutti i giorni, tutti i giorni. Marco che viene stasera. Sì, Dice. sì. Ragazze, diciamo che sono a buon punto. Mi devo entrare tutta la roba stesa, è tutto asciutto. Mamma mia, ragazze, guardate che meraviglia. C'è il mare, si può tagliare, ragazze, il mare si può tagliare. Ve lo avvicino. È fermo, 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 fermo. Che meraviglia la natura, ragazze. Allora, ieri ho lavato questo plaid, mi sono lavata il piumino copriletto, quello di Shein, quello con i pompon. Ora mi entro tutto, ragazze, finalmente mi vado a riposare un pochino. Però vi devo dire che sono contenta perché riprendendo la palestra,
si riprende anche vitalità, si riprende buon umore. Devo dire veramente, la palestra è importante. È un antidepressivo, un ormone dell'allegria, del buon umore naturale. Sapete che appunto che facendo attività fisica si producono endorfine, che sono pure ormoni del buon umore. E quindi veramente sono contenta di aver ripreso. E perché rimandavo, di solito si dice sempre a settembre, ma a settembre in realtà non ho ripreso, ancora la bambina era proprio ai primi giorni, diciamo, avevo un mesetto, ottobre è passato così. Invece appunto avevo già deciso di iscrivermi i primi di novembre. E così stamattina mi sono alzata sempre col mio comodo, purtroppo, perché devo cercare di aggiustare il mio orologio biologico e anticipare, ragazze, perché alzandomi alle 9, 9 e mezza, poi la mattinata è corta, vediamo a poco se posso cominciare ad anticipare, specialmente appunto ora che vado in palestra. E quindi vi dicevo, stamattina mi sono alzata, ho fatto colazione, ho fatto il mio letto e non ho fatto altro. Ho detto mi devo andare a iscrivere in palestra. Mi sono messa i miei leggings, le scarpe da tennis, le canotte che uso appunto per allenarmi. Ho preso i soldini, ragazze, perché poi c'è anche questo aspetto, c'è pure l'aspetto economico, che io faccio l'abbonamento trimestrale, quindi sono 3 mesi, poi c'è una piccola quota per l'assicurazione, appunto, che mi copre tutto l'anno, e quindi c'è anche l'aspetto economico. Comunque, ragazze, sono contenta di aver ripreso, ci voleva, io ne ho assolutamente bisogno, perché se mi fermo è la fine, devo assolutamente muovermi. E niente, ragazze, vi saluto. Adesso appunto vado a riposarmi un po', vi lascio con questa meraviglia di panorama, con questo mare spettacolare. Noi ci vediamo come al solito, ragazze, domani mattina. Mi raccomando, iscrivetevi sempre e niente, vi voglio bene. Ciao ciao.